Lunedì 14 dicembre 2020, buonasera e ben ritrovati. Sempre in diretta la penultima del 2020, una puntata naturalmente con tantissimi episodi, tanti approfondimenti, perché insomma siamo reduci, è vero, da una domenica nebbiosa, grigia, difficile, ma assolutamente positiva per il Cesena, perché 7 sono i risultati utili consecutivi, 5 le vittorie in trasferta, una difesa che non prende praticamente più gol, la migliore delle ultime settimane, insomma tante, tantissime buone notizie, ma attenzione perché in agguato c'è uno dei peggiori avversari. Sabato arriva la San Benedettese, squadra molto ambiziosa e ricca di talento, con il Cesena che avrà tante assenze. Qui saranno problemi naturalmente per William Viali. Un William Viali contento del risultato, un po' critico per un'oretta di partita concessa all'avversario, perché effettivamente insomma, il risultato per quel che riguarda il punteggio, così, 4-0 la forbice, chiaramente esagerata, ma il Cesena alla fine ha meritato di vincere. Un Cesena spietato. Andremo ad analizzare tutti gli episodi, anche se insomma purtroppo nebbia permettendo quella, non siamo riusciti a toglierla dalle immagini. Tanta carne al fuoco, naturalmente, anche con le vostre considerazioni. Io saluto Danica Russo, buonasera, bentrovata. Ciao Luca, Il buonasera a tuo tutti. debutto, quindi lo dovrai segnalare e segnare sul calendario con un circoletto rosso. E naturalmente un saluto a Federica che è a casa, e insomma noi il nostro calciomercato, che ufficialmente parte il prossimo mese, da noi però è già partito. Ti abbiamo acquistato in prestito da fischio finale. Ringrazio anche Andrea Zanzi, naturalmente. Piccolo contrattempo per Federica, ma contiamo insomma di averla presto. La salutiamo perché è naturalmente a casa a guardarci. Ciao Federica, è bello essere qua con voi. Ecco, ci sta bene, è Grazie. comoda la Sì, postazione, vero? Vedo che bellissima. assolutamente con il tuo touch. Naturalmente le domande le potete girare a Danica, che poi ci farà sapere un po' qual è così. Da casa la percezione anche dell'ultima partita. È chiaro, è andata bene, perché nel momento migliore della stagione, in Benissimo, teoria, i messaggi certo. dovrebbero essere di un tenore abbastanza gradevole. Il numero è quello, quindi naturalmente tutte le vostre curiosità che giriamo naturalmente ai nostri ospiti. Lorenzo Gonnelli, buonasera e ben trovato. Buonasera a tutti, salve. Io la prima domanda Ciao però te la faccio, è doverosa perché così ti abbiamo calato sul seggiolino con estrema cura, estrema attenzione. Come stai? Come va? Lorenzo. Vediamo mercoledì dall'ecografia. Non diciamo niente, dai. Per scaramanzia Per non diciamo scaramanzia. niente, così anche lì un po' di tendente al grigio, possiamo dirlo questo, cioè nel senso non sei molto. Vediamo, dai, vediamo, no, non ci sbilanciamo. Diciamo le cose, quelle almeno oggettive, problema l'adduttore destro, Sì. in quella sorta di quel tentativo di Sì. anticipare Ganza a centrocampo, hai sentito Sì. tirare, insomma, non Sì, so. contrario al muscolo e preferito uscire. Assolutamente, assolutamente. Appuntamento a mercoledì con gli esami, naturalmente la speranza di recuperare Gonnelli il prima possibile, ma è quasi certo, anzi direi quasi sicuro, insomma, il forfè sicuro, il forfè sabato contro la San Benedettese, ore 15, vi ricordo l'anticipo della penultima del 2020, poi quasi certamente anche crediamo che insomma anche con l'Imolese il lunch match del 23 possa essere saltato. Insomma, la speranza è di rivederci il 10 contro il Sud Tirol nella prima del 2021, ma insomma per fare calcoli abbiamo tempo in attesa degli esami. Francesco Gualdi, ben trovato, ti saluto, ciao. Buonasera, io ho un po' di mal di schiena, non me l'hai chiesto, Ecco, però. vabbè, mettiamo agli atti anche quello, però con la prossima Buonasera. potresti esserci, sì, Sì. vabbè, che tu a recuperare, insomma, è più facile, via, anche perché. Decisamente. Esatto. Volentieri. Firmeresti per un problema alla schiena, Sì, mi sì. sa, sì. Assolutamente, assolutamente sì. E allora direi che siamo pronti per cominciare. Andiamo a rivedere un po' quello che è successo. Insomma, rivedere non è proprio il verbo ideale, a risentire quello che è successo ieri nella partita, purtroppo caratterizzata dalla nebbia del Martelli. Il film di Mantova Cesena e poi ne parliamo. C'erano una volta i duelli al piano superiore quando entrambe sognavano la Serie A, oggi si guardano negli occhi da un gradino più in basso, sempre e comunque con lo stesso obiettivo, diventare grandi per poter continuare a sognare una buona ma soprattutto e purtroppo nebbiosa domenica da Mantova. Cesena che prova a sfondare a sinistra, fino in fondo, con Capanni, poi Favale, cerca un cross, la palla dentro, secondo palo! Steffè! Dalla nebbia emerge, arriva Demetrio, Steffè! Cesena avanti! Intanto Capanni. Ancora prova lui, cerca il destro, è un tiro centrale, paratozzo, ma il Cesena è molto dentro la partita, direi. Si sovrappone Favale da quella parte, Capanni cerca qui il campo al limite, cerca il destro, Capanni, la palla è entrata, Gabriele Capanni ancora una volta, da fuori ancora una volta, un super gol e il Cesena raddoppia. Allora attenzione a Ganz, Ganz ancora al limite, Ganz calcia, sontuoso intervento. Di Nardi, questo è il gol del 3-0.
Calcio d'angolo allora per il Mantova, è pronto con il suo sinistro Filippo Guccione, il capitano, il cross sul primo palo, il copiasso di Bortolussi, c'è un riparo, la palla resta lì e c'è fuori gioco, anzi no, tocco di mano e gol annullato di Molfetta, lato corto dell'area di rigore. Panizzi, il cross basso, la palla dentro, il sinistro di Guccione, si divora il gol. Qui la palla, lo scambio con Ganz, bravo anche il Mantova in questo caso, Zibert cerca il cross, secondo palo, attenzione, è uscito male Nardi, la palla resta lì, che dira, ancora, porta vuota, sinistro, salvataggio! Salvataggio di Ricci, poi forse fallo! A questa parte chiama il pallone Russini, Steffello ha visto, prova a servirlo, la diagonale perfetta, no, di Esposito Russini! Russini! Primo gol per lui, fesseria di Esposito! Che diventa assist per il 3-0 di Simone Russini. Se ne va in contropiede il Cesena. Russini, centrale Steffè. Buono il suggerimento, dentro Steffè. Steffè, leggero ritardo. Poi attenzione qui, c'è addirittura un tocco. E un rischio di un clamoroso autogol. Fuori casa sta davvero facendo benissimo. Sempre che si possa parlare del rendimento interno ed esterno. Intanto attenzione, deviazione! E autorete poker del Cesena. Ora sì, partita chiusa. A quattro mandate direi, 1, 2, 3 e se volete anche 4, gioco, partita, incontro, il Cesena espugna il Danilo Martelli di Mantova ed esagera nel finale, 2 gol per tempo, Cesena batte Mantova 4-0. E allora abbiamo provato a rivedere con i fari antinebbia, ma al di là di dei LED discutibili posizionati sotto ai distinti, perché insomma... Va bene gli inserzionisti che vanno premiati, ma quando c'è la nebbia insomma, si poteva un po' cambiare le luci. È stata difficilissima, almeno vista dalla televisione. Sì, Francesco, difficile, impossibile. Proprio senza la telecronaca direi quasi impossibile. Mi sembrava di vedere Giaccherini che faceva fallo di mano, ecco. Sì, però... come ai tempi. Esatto, no. Assolutamente sì. Dal campo invece, caro Lorenzo, immagino adesso la tua partita è durata 37 minuti, ma in quei 37 minuti di cose ne sono successe. Partiamo dall'inizio, partenza... perfetta, primi 15 minuti, anzi diciamo pure 20, 2 gol, atteggiamento indiscutibile, non avete fatto giocare il Mantova, sì. E siete stati cinici nel momento giusto. Sì, siamo stati bravi, credo, ad impattare subito bene la partita, siamo stati bravi a portarla subito dalla nostra parte, come hai detto te, i primi 20 minuti penso abbiamo fatto molto bene, poi dopo abbiamo incominciato a calciare, abbiamo incominciato a giocare un po' meno e lì è venuto fuori il Mantova che ci sta anche che sotto 2-0 in casa venga fuori un po' alla lunga. Però siamo stati bravi a soffrire e poi il secondo tempo abbiamo fatto altri 2 gol. Voi non li avete visti, ma... No, beh, un pochino sì, dai, non buttiamoci giù, un pochino sì. Ma ce lo prendiamo tutto questo risultato anche se 4-0 è bugiardo, no, certo. Diciamo. Il punteggio è bugiardo. Però i 3 punti ce li prendiamo volentieri. Assolutamente sì. Guardando, poi sentiremo anche le parole di Viali, perché è stato abbastanza critico per l'atteggiamento avuto dopo il 2-0. Ecco, partiamo di lì, perché poi si prova sempre a lavorare quando le cose non vanno bene, no? Cercare certo. di limare i difetti anziché valorizzare i pregi. Ecco, ti chiedo sui difetti, a tuo avviso cos'è successo? Vi siete un po' impauriti dopo quella occasione di Ganz che abbiamo intravisto su quella magnifica parata di Nardi? Avete arretrato un po' il baricentro, è mancato un po' di filtro a centrocampo, cosa è successo? Ma no, non credo impauriti, è che ha ragione il mister perché il mister è un perfezionista e vuole che giochiamo sempre, perché noi negli allenamenti proviamo sempre a giocare la palla e questo... Questa è la parata, 30 secondi a Nardi gli dobbiamo però, sì, perché questa sì, parata sì, qui sì, sì, sì. Si vede poco ma è... incredibile, perché io aspettavo che si muovesse la rete, onestamente, quando è partito il tiro. Tu eri lì a due passi. È stato bravo. Fatto straordinario. È stato bravo, sul suo palo si è fatto una... ci ha salvato. Eccola, sì, assolutamente. E dicevo, no, vediamo, quando giochiamo poi vediamo, siamo andati in vantaggio per 2 gol. Poi quando smettiamo di giocare soffriamo. Ti ripeto, è anche magari anche normale che il Mantova... venga fuori dopo che perda 2-0 in casa. Poi spesso ci sono gli avversari e l'avversario era certo. uno di quelli in grande forma, 3 vittorie consecutive, certo. 5 risultati utili di fila. Abbiamo visto, insomma, confermato che il Mantova sta bene e ha un potenziale importante. Sì, sì, diciamo che era la nuova del campionato, la sorpresa del campionato. Sì. Però andare laggiù e dopo 20 minuti essere 2-0 ha fatto capire che il Cesena
il Cesena ha preso il suo posto. Certo, dai, perché diciamo, poi il Mantova stava bene, il Cesena in questo momento sta benissimo, Franz. Sì, è una cosa che secondo me va sempre ricordata. Nel golf dipende da chi tira, nel calcio ci sono gli avversari, come in tutti gli sport. Io ho sentito anche dopo la partita col Modena, però insomma, sì, ma ragazzi, ci sono gli avversari, specialmente quando gli avversari sono forti. Mantova ha una buona squadra, un centrocampo che a me è piaciuto moltissimo, ha una punta come Ganz che è... Poi con un piede caldissimo, tra l'altro, perché un gol ogni 76 minuti, non prendere gol da Ganz. Segna sempre lui, ecco, come si diceva ai tempi. Sì. Ribadisco, fa tutto bene, però una cosa che ho ripensato, è un 4-0 strano, però è un 4-0. Cioè non è nemmeno una vittoria che si è portato via, non si sa come, un po'... È un 4-0 che non rispecchia probabilmente l'andamento, il gioco espresso sul campo, però anche difficile da contestare, ripensandoci, anche perché sono state tutte poi azioni o comunque nitide, occasioni nitide, il Cesena ha avuto anche altre, per dire, secondo me è un ottimo segnale. Certo, ottimo segnale. E poi dicevamo prima con Lorenzo, allora al di là della parata di Nardi, perché comunque il portiere è lì per parare, come il difensore è lì per difendere, quindi è un dato di fatto. Va, secondo me, sottolineato anche il discorso che la squadra sia brava nell'ultimo periodo anche a colpire nei momenti giusti, essere spietati quando serve, essere cinici quando serve, perché anche ieri, adesso al di là del quarto gol, nei momenti cruciali, quando ci sono stati i classici snodi della partita, la parata, il gol annullato dopo il 2-0, il salvataggio di Cioffi, poi vai di là e arriva il gol di Rossini sul loro errore. No? Quindi... Sicuramente gli episodi contano, al Cesena sono girati bene, ecco, però ribadisco, il merito sta nel portarsi 2-0, cioè nel portarsi 2-0 a Mantova dopo 20 minuti vuol dire che comunque l'approccio è stato giusto e ci si mette anche, tra virgolette, un cuscinetto rispetto, ecco, a potenziali cose che possono andare male, certo, una deviazione, un gol, una cosa del genere. Non è andata così, tanto meglio. E avanti così, assolutamente, anche perché la striscia inizia a diventare importante. Poi parleremo anche di questo, parleremo del rendimento della difesa, visto che qui c'è uno dei rappresentanti che di fatto da quando è arrivato non è praticamente mai uscito e purtroppo costretto, diciamo, a dare forfè solo per questo problema fisico, ma è evidente che tutto sia partito da Nardi e tutto sia partito dalla difesa. Difesa intesa come fase difensiva, no Lorenzo? Perché certo, spesso si dice bravi ai difensori o bravi al portiere, poi voi ad esempio avete uno stopper con la maglia numero 20 là davanti, che è in questo senso, parliamo di Bortoluzzi naturalmente. Secondo tempo di Bortoluzzi di ieri, purtroppo si valuta sempre il centravanti, il numero dei gol, i tiri, ma ieri è stato qualcosa di incredibile a mio avviso. Certo, ma impressionante non è tanto che si trovi a 10 gol, ma quanto lavoro sporco fa per la squadra. Che si trovi a 10 gol facendo quel lavoro sporco. Bravo, bravo, bravo. Perché quello, davvero in quel senso lì è una scialuppa di salvataggio quando si alza il mare. Danica, prego, a te, vai, qualche considerazione, qualche domanda? Sì, sì, domande, ma partiamo vai, con sì, le considerazioni. Perfetto. E il calore che trasmettono i tifosi. Puoi fare quello che vuoi, vai. Secondo me, se siamo dove siamo ora, è per lo più grazie al mister, dai Burdel, molto carino. Poi parleremo anche di questo, tra poco, prima della prima pausa, perché su Viale abbiamo preparato alcune considerazioni, alcuni numeri, vai. Poi, grandissimo Gonnelli, miglior acquisto dall'ultimo giorno di mercato, insuperabile, da Denis Brigliadori. Ok, ne abbiamo ancora sì, qualche domanda anche, sì, benissimo. Poi anche sull'ultimo giorno di mercato ci torniamo, perché Gonnelli non ha fatto solo il calciatore, ma ha fatto anche il segretario. Saremo in Serie C, ma è un Cesena con 3C, concentrazione, carattere, cinismo, Luca da Ravenna. Bene. E passo alle domande. Vai con una domanda, sì. Marco da Cesenatico ci chiede, secondo voi dove può arrivare questo Cesena? Ecco, questa è la domanda chiaro, la classica domanda che arriva dopo magari 7 risultati utili dopo alcune vittorie. Prego, difficile. Sì, io credo che non dobbiamo metterci dei punti di arrivo, degli obiettivi, ma dobbiamo migliorare ogni giorno. Come dice sempre il mister, siamo una squadra giovane e giorno dopo giorno negli allenamenti dobbiamo migliorare tutti insieme come individui, ma soprattutto come gruppo. E poi vedremo a aprile dove saremo. Beh, se questo è il punto di partenza, che è una frase che spesso viene utilizzata, però effettivamente considerando appunto l'inizio e vedendo con il passare dei mesi, Cesena sta migliorando, cioè i risultati si vedono, mi rilascio anche alla prima domanda su Viali, cioè il lavoro sta venendo fuori. Secondo me va detto una cosa, questa è una squadra che aveva bisogno di crescere,
ci sono tante squadre nello stesso girone che sono già pronte, che erano squadre che dovevano fare i risultati. Il Cesena aveva bisogno di crescere, aveva bisogno di trovare la quadra. Questo è avvenuto anche per determinati episodi, determinati crocevia del campionato, è avvenuto anche perché poi l'allenatore ha dato la sua impronta, spesso si dice la mano di questo, di quello, secondo me si vede veramente, non è un luogo comune. Adesso l'appetito viene mangiando, nel senso che siamo tutti curiosi, io per primo, di vedere dove questa squadra può arrivare e cosa può fare. La partita contro la Samp sarà un bel test, questo non è per mettere pressione, però io penso anche che fare calcio a Cesena vuol dire misurarsi un po' con l'ambizione, certo, altrimenti ci sono tantissime piazze molto più tranquille dove si vince se va bene bene, se va male male. A Cesena non è così. Ecco, magari diamo un'occhiata anche alla classifica, perché sfatiamo il solito tabù del non guardarla mai. Adesso, almeno sulla classifica, la nebbia per fortuna non c'è. Questa è la classifica, naturalmente mancano i punti di Padova e Triestina, la partita è appena terminata, 0-0 il posticipo, quindi Padova 30 e Triestina a 22, e ci sono, e questo è il dato di fatto, caro Lorenzo, solo 4 squadre che dopo 15 partite hanno fatto più punti di voi. Beh, è un dato oggettivamente clamoroso, insomma, importante. Sì, e questo va messo agli atti, non è che si dica sì, poi. Noi non dobbiamo guardarla questa la classifica, lasciamola stare, guardiamola a aprile, come ti ho detto. Ora noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Ora sabato c'è la Samp, che è una partita tosta, è una partita bella di carattere. Sarebbe stato bello ci fossero stati i tifosi. Certo. Lì. Ecco, la domanda che era arrivata poco fa, l'acquisto di Gonnelli, prendiamoci 30 secondi per ricordare, perché tu sei arrivato nell'ultimo giorno di mercato, ma più che nell'ultimo giorno di mercato, nell'ultima ora, nell'ultima mezz'ora, nell'ultimo quarto d'ora, l'ultimo quarto d'ora. Ci racconti brevemente, perché insomma sui giornali un po' abbiamo raccontato, però così ne approfittiamo visto che sei qua. No, niente, il mio procuratore mi ha detto di correre in sede perché... In sede del Livorno, naturalmente. In sede del Livorno perché... avevamo fatto col Cesena, però rischiavamo di non finire perché finiva alle 8 e lui mi ha chiamato verso le 6:30. Quindi ho corso in sede a Livorno e ho dato una mano al segretario che stava lì nel mentre aveva altri fogli, e l'ho dato una mano perché infatti poi abbiamo chiuso verso le 7:45. Cioè. Quindi a 10 minuti foto finish. Sul foto finish. Esatto, mi ricordo la scena alla Pastorello. Esatto, le scene sì, di Pastorello sì. Al mercato quando veniva tirato il foglio dal sì, box, sì. Eccetera. Quindi hai fatto il calciatore, il procuratore, il segretario, hai sì, messo le, sì, tutte sì. Le firme tu praticamente, sì. Insomma, ecco. Col senno di poi, guardando anche l'aria che tira a casa tua, cioè a Livorno, e l'aria che sta tirando qua, beh, insomma, ci hai preso, direi. Sì, no, sinceramente quando è uscito Cesena con il mio procuratore non abbiamo avuto dubbi, e là a Livorno purtroppo avevo annusato qualcosa che non andava. Ora non lo so, stanno aspettando tutti il 16, mi sa che non so cosa deve succedere o che, però speriamo di non essere al capolinea, ma la vedo dura, soprattutto per i tifosi. Certo, poi tu sei livornese, certo. Livornese doc, quindi lì cresciuto, lì hai giocato in Bili, sei stato capitano, sì. Credo sia una maglia alla quale sei è un legato. Dispiacere, dai, assolutamente vederlo vedere così. Certo, il peso di Gonnelli nella difesa del Cesena lo poi andremo a scoprire anche domenica eventualmente, sabato, poi ne parliamo abbondantemente nella terza parte, però è chiaro che l'inserimento, gara in corso a Perugia, poi da lì, sempre titolare, insomma, il fattore... Si fa sentire. I numeri parlano, i gol incassati, ma non solo. Anche oltre alle statistiche, secondo me, c'è anche una questione di assetto del reparto difensivo, di tranquillità che la difesa trasmette a tutta la squadra, e quindi dopo la squadra riesce anche a giocare con una maggior naturalezza. Secondo me sono anche convinto che la squadra saprà far fronte alle assenze, perché quando una squadra sta bene, quando le cose girano, chi entra è vero. Poi non ha troppe difficoltà.
Anzi, magari diventa proprio l'occasione poi, no? Per sì, dare assolutamente. Però ecco, è un'assenza che secondo me, spero non si faccia sentire, razionalmente dico che invece insomma sarebbe stato meglio averli. Decisamente sì. Ricordiamo, Gonnelli infortunato, Cioffi squalificato e Ardizzone squalificato. Questi sono i tre che certamente salteranno la partita con la Salernitana. Parliamo ovviamente del capitano e del 50% della difesa. No, ma non poco, poi vedremo, ne parleremo. Sempre, prima ho sbirciato, un paio di domande curiose anche su Gonnelli, anche sul suo compagno di reparto. Esattamente. Visto bene? Allora, Marianna, quindi una tifosa, ci chiede da Valverde qual è il punto di forza del tuo compagno Maddaloni e dove deve ancora migliorare? Oh, perché qui approfittiamo dello status del giocatore over, no? Contro l'under, no? Perché Maddaloni è più giovane, quindi il giocatore più esperto che dà il suggerimento. La chioma bionda. Vabbè, quindi al di là del parrucchiere, punto di forza e punto debole di Maddaloni, cioè su cosa provi sempre a... No, io credo che Rosario si sia calato benissimo, che all'inizio non è partito, non giocava, ma si è allenato sempre a 2000 e ora ne sta prendendo i frutti. Credo che sia un centrale moderno che sa giocare con la palla coi piedi, è molto forte fisicamente e di sicuro a venire. Io poi sono dalla sua parte perché sono anche amico, mi ci trovo benissimo, ma nel gruppo con tutti siamo... Questo gruppo del Cesena è bellissimo perché non ci sono gruppetti, ma siamo tutti insieme, tutti affiatati. E è una cosa che poi in campo si vede perché, come abbiamo visto nelle partite precedenti, chi entra fa la differenza. È vero, dalla questo, panchina sempre. Cioè. E questo non è da sottovalutare. Non è una cattiva idea, assolutamente. Ci fermiamo per qualche istante, poi andiamo a sentire le parole di Viali e anche a guardare qualche numero che riguarda proprio l'allenatore del Cesena. Tra poco. C'è un gruppo che ti accompagna durante le tue esperienze giornaliere. Al lavoro, nei momenti di svago e necessità. È Gruppo Maxicard, che grazie ai clienti che lo hanno scelto, mette a tua disposizione prodotti e servizi che migliorano l'igiene e il comfort delle tue esperienze giornaliere. Prodotti in carta, prodotti chimici, accessori per pulire e servizi di igienizzazione. Dove c'è Gruppo Maxicard, c'è igiene. E allora, eccoci pronti per ascoltare anche le parole di William Viali, sì soddisfatto ma anche critico, e non è la prima volta perché insomma spesso, ecco, a livello di comunicazione Franz Viali da questo punto di vista veramente super. Sì, sì, devo dire, mi sembra i suoi messaggi siano sempre molto precisi, mai molto misurati, ma anche sempre molto onesti, molto franchi, quindi da questo punto di vista... Penso che sia, oltre all'aspetto tecnico di cui parliamo, penso che sia anche una capacità di trasmettere esattamente quello che serve nel momento giusto. E non è scontato, perché abbiamo visto tanti allenatori che, tatticamente preparati, però non riuscivano ad entrare in sintonia col momento, con la piazza, con il gruppo e tutto. Sì. Cioè, è assolutamente importante. Sì, sono d'accordo. Sentiamo Viali e poi ne parliamo. Mister William Viali, due gol per tempo, il Cesena liquida il Mantova con un punteggio di 0-4, un risultato che secondo lei è giusto? Ma sicuramente forse un po' troppo rotondo per quello che si è visto in campo. Devo dire la verità, siamo partiti i primi 20 minuti, è venuta la partita che avevamo preparato, molto bene, con grande coraggio, i gol non sono venuti a caso, ma avevamo preparato la partita in quel modo lì, quindi per i primi 20 minuti il doppio vantaggio sono veramente molto contento. Dopo il 2-0 non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, perché è sembrata quasi accontentarsi e aspettare di vedere cosa potesse succedere. Siamo diventati un po' passivi, una cosa che non può far parte di noi. Bene per l'atteggiamento, perché comunque l'atteggiamento in non possesso è stato aggressivo, siamo stati comunque determinati, però non sono contento dopo il 2-0 non sono contento della gestione della palla. In possesso palla abbiamo fatto molto meno del solito e abbiamo lasciato il pallino al Mantova, che è una squadra che sta bene, sta molto bene, lo sapevamo, e quindi secondo me gli abbiamo un pochino semplificato poi la partita. Continua il percorso di crescita che lei sembra alla vigilia ne parla, settimo risultato utile di fila. Sì, è un dato molto importante, perché se mi avessero detto di vincere 0-4 a Mantova in questo momento qui, forse non ci avrei nemmeno creduto, quindi questo è sicuramente positivo. Però
se vogliamo continuare a crescere dobbiamo essere cinici, andare ad analizzare la prestazione, come ti dicevo prima, dove oggi secondo me sotto il piano del gioco, del possesso di palla, abbiamo fatto anche un passo indietro. Ecco, nota di colore, alle spalle di Viali non c'era un muro, c'era un muro di nebbia, quella era la tribuna e di fatto quello il campo, quindi un miracolo che sia terminata la partita e che soprattutto siamo riusciti a raccontarvela. Allora, prima di sentire qualche altra considerazione, qualche altra domanda da Nica, vediamo la scheda che riguarda Viali, una scheda se vogliamo particolare perché di fatto fonde la scorsa stagione con quella attuale. Per quale motivo? Perché in pratica, vedete il titolo, il girone di Viali, sono 19 partite, Viali lo ha concluso ieri, le 4 partite dello scorso anno e le 15 di questa stagione. Vuole dire poco, pochino, però insomma la mano, l'impronta che gradualmente l'allenatore ha dato a due gruppi diversi, perché parliamo di una squadra ereditata in piena crisi e sfiduciata con, Franz ti ricorderai, una difesa a fine gennaio dello scorso anno che di fatto era una fetta di Emmental, no? piena di buchi, dall'altra parte una squadra invece completamente rivoluzionata con un nuovo direttore sportivo in estate e tantissimi giovani. 1,57 punti a partita in un girone, sono 30 punti, è una media importante, quindi evidentemente, assolutamente, noi che guardiamo sì, anche i numeri, l'allenatore ha svolto un buon lavoro. Soprattutto perché l'anno scorso è stato difficile per tutti, è stata una cosa, un campionato assolutamente strano, ma Viali si è trovato ovviamente una squadra non sua, ma non solo, una squadra fatta a immagine e somiglianza dell'allenatore di prima. Che non era propriamente un gestore, ma al contrario era da questo punto di vista un integralista, un filosofo, un integralista, cioè uno che aveva, un dogmatico, ecco, poi insomma sta facendo mi sembra molto bene, quindi evidentemente i suoi principi funzionano laddove applicati correttamente. Non era la sua squadra, era una squadra con certi meccanismi molto precisi, con certe idee molto precise. Lui si è trovato a fare fondamentalmente il normalizzatore, che è un altro termine che spesso viene associato agli allenatori. Gestire quella squadra lì, secondo me, era molto difficile, perché era veramente la squadra di Modesto e Viali ci si è trovato e ha dovuto un po' gestire questa cosa. Tutta un'altra storia il campionato di adesso. Torniamo ancora in grafica, così guardiamo i numeri. Quelli di quest'anno, insomma i 15, no? Perché qui parliamo di 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, considerando... Così le 4 sconfitte sono arrivate abbastanza presto, almeno le prime 3, no? Sì, perché la squadra ancora doveva assestarsi, doveva trovare un suo equilibrio. Se andiamo a rivedere i tabellini delle prime partite, le formazioni, sono molto diverse dalla squadra che ha fatto il filotto nelle ultime partite. Quindi ci può stare, voglio dire, a Cesena non si è partiti con particolari obiettivi, quindi l'allenatore ha avuto anche modo di sperimentare, di provare chi funzionava meglio e chi no. Adesso mi sembra che si sia trovato un punto di caduta molto, molto interessante. E poi ci sono quei 16 gol subiti, di cui 8 nelle prime 4 giornate, distribuiti in modo anche lì abbastanza tutt'altro che omogeneo, se vogliamo, perché nelle ultime il Cesena non prende praticamente mai gol e, come dico sempre, quando si imparano a memoria i 4 difensori, i nomi dei 4 difensori, vuol dire che le cose vanno bene. E nell'ultimo mese e mezzo ormai Cioffi, Gonnelli, Maddaloni, Favale è diventato, con Nardi in porta, quasi una filastrocca. Poi naturalmente sabato si cambia, insomma. Prego Danica, vai con altre considerazioni. Ivan ci chiede, domanda per Lorenzo, come ci si sente a soli 27 anni ad essere un veterano in mezzo a tutti questi under? Domanda interessante, perché effettivamente 27 anni sono pochi, o comunque sei... metà, vogliamo dire, del percorso. Sì, sì, sì. C'è chi dà del lei in pratica ancora, no? No, ma a me non cambia, nel senso che io sono sempre me stesso. Nel senso, anche con ragazzi che magari sono 7-8 anni più giovani, mi piace essere magari il fratello maggiore, mi piace essere alla pari. Quindi diciamo che sono stato abituato a altre cose, perché io sono in un'età che quando ero giovane io i vecchi si facevano rispettare. Cinghiavano, sì. Si facevano rispettare, diciamo, dai. Ora invece è tutto più permesso, ma perché sono cambiate è cambiata la generazione. Chi era il vecchio per eccellenza che col frustino si faceva sentire nello spogliatoio? Non so, che hai avuto? A me mi ha...
Il maestro di vita. Mi ha cresciuto a Frustate Luca Mazzoni. Portiere. Sì, a Livorno. Che ci sono stato 5 anni insieme, sono arrivato a 21 anni, poi fino a 26, 24, 25. E ho imparato diverse cose, ma come da Valiani, da Dainelli, da Diamanti, cioè Ceccherini mi raccontavi anche, no? Ceccherini che è cresciuto insieme perché lui ha un anno più di me, cioè. Anche lui le ha subite queste cose, ma sto scherzando, cioè anche con loro c'era un rapporto bellissimo, quindi... Quindi nulla, sono un vecchio, ma sono un vecchio ragazzo, dai, diciamo. Bene, ci sta come etichetta, assolutamente, però effettivamente tanti 2000, qualche 2001 anche nello spogliatoio. Certo. Quindi... Sì, però qualche 2001 è più grosso di me, quindi devo stare attento, tipo sì. Nardi, Nanni, scusa. Sì, sì, Nanni è tosto, Nanni, da marcare nelle partitelle. Quindi devo stare attento, non fare tanto il da marcare nelle partitelle è difficile. Allora, prima parte ormai in chiusura, volevi segnare qualcosa, Francesco? No, visto che stavi premendo il pulsante, ma era un falso allarme, vediamo dopo allora. Calciatore misterioso della settimana, andiamo a vedere la carta d'identità, i nostri dettagli che riguardano chi? 184 centimetri per 84 kg, il segno particolare riguarda la professione di oggi, naturalmente, imprenditore, lì vi abbiamo messo oltre al Cesena altre due squadre di club. Dovete indovinare il nome e il cognome del calciatore misterioso, mi raccomando firmatevi e assolutamente solo via WhatsApp, quindi utilizzando il numero che vedete, poi Danica ci dirà e gestirà il traffico. Quello è il premio. Questa bellissima sacca del Cesena, sacca ufficiale, merchandising ufficiale. Perfetto, dai, ottimo. Burdel, molto molto bella. Esattamente, quella lì, proprio lei, così vediamo un po' se riuscite a indovinarlo. Ultimamente siete piuttosto in forma, quindi vediamo l'indizio, che è quello che sposta tutto naturalmente. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi nella seconda parte le parole di Steffè, altre curiosità, una top e flop abbastanza, anzi molto interessante. A tra poco! Ristorante Pizzeria Rugantino, unico a Cesena. A Ristorante Rugantino troverai un ottimo servizio, una calda accoglienza e ottimi piatti eseguiti con cura. A Rugantino potrai gustare specialità di pesce, specialità di carne e la pizza cotta con forno a legna, abbinati ai migliori vini italiani e birre artigianali. Ristorante Rugantino, grazie di esistere. Di nuovo insieme in diretta la seconda parte di Pianeta Bianconero, bentornati assieme a Lorenzo Gonnelli e Francesco Gualdi. Sfatiamo un tabù, perché ne abbiamo parlato qualche lunedì fa, cercando, analizzando quel gol in tutti i modi e le maniere. Cesena che non prende gol da una vita, l'ha preso solo col Matelica. Chiariamo, così finalmente l'outing di Gonnelli. Il primo gol del Matelica è una tua autorete. Certo, l'ho fatto io, sì, sì. Ecco, sì, quindi sì. Perfetto, perché, insomma, abbiamo provato le angolazioni, eccetera. Sì. Ecco perché Nardi... Adesso, a parte di ora scherzi, Nardi mi ha dato la colpa a me che l'ho preso controtempo, però anche lui non era molto reattivo, dici, insomma. Vabbè, no ecco, a parte le battute, insomma, viene da ridere, perché insomma, nelle ultime 6 avete preso 2 gol, quelli col Matelica, un autorete, sì, e un calcio di rigore, tra l'altro, sì, manco c'era, perché l'avevamo fatto vedere, quindi insomma, da questo punto di vista le cose stanno andando bene. Continuate a votare per il calciatore misterioso, perché vi dico ad esempio che Demetrio Steffè, che ci sta guardando, ha già indovinato, quindi questo va messo agli atti, poi vediamo se è stato il primo o meno. A proposito di Steffè, sentiamo le sue parole dopo la gara di ieri. Demetrio, partiamo dall'inizio, vittoria larga per il Cesena, il tuo gol di testa ha aperto le danze in questa giornata di nebbia. Sì, sono davvero contento per questo gol, ci voleva sia personalmente ma come anche te per sbloccare una partita che era dura, perché sapevamo che questa squadra veniva da un ottimo momento di forma, come anche noi, però loro avevano qualcosina in più e venivano anche da una larga vittoria con col Salò. È stato molto importante, adesso dobbiamo già pensare a sabato per capire dove vogliamo arrivare e cosa vogliamo fare. Il mister alla vigilia aveva allontanato tra virgolette la serenità, insomma oggi la tensione in campo si è vista e l'avete portata a casa con un grande successo. Sì, come ho detto è già la seconda volta che portiamo a casa un 4-0, ma più che questo è da notare la continuità, penso, no? 7 risultati utili consecutivi, un'altra volta un clean sheet che non è da poco, no? Perché stiamo lavorando quotidianamente anche per questo. In campo le cose si stanno vedendo, dobbiamo continuare a lavorare per ottenere ancora più risultati. L'obiettivo quindi sarà da qui alla fine dell'anno regalare una doppia vittoria, comunque due bei risultati ai tifosi?
oltre che i tifosi comunque ci seguono sempre, anche per noi stessi, perché comunque il lavoro quotidiano si sente, e quindi prima di staccare giusto per una settimana la testa, anche per noi sarebbe bello vincere due partite e comunque ottenere più punti possibili. Il professore, giusto? Sì, clean sheet. Che roba. Sono termini tecnici. Sì, sì, non sbaglio un colpo. Ho sbagliato a venire la settimana dopo Steffeglio. Perché... effettivamente, tra l'altro, c'è una cabala qui dell'ultimo mese, perché chi siede su quella sedia poi spesso la domenica dopo segna. Steffeglio era qua lunedì scorso, Cioffi un mese fa prima del derby, Maddaloni quasi, perché dopo essere seduto lì ormai segnava sia con la Vispesaro che contro il Modena. Non ti dico di segnare la prossima, ma vediamo, insomma, già guarire prima possibile, certo. Magari non è una cattiva idea. Non si sa mai, dai, vediamo. Non è una cattiva idea, assolutamente sì. Il peso di Steffè, al di là delle parole e della dialettica, lo vediamo sul campo, perché è il giocatore che nelle ultime settimane ha preso in mano il centrocampo. Sì, questo è abbastanza netto, si vede molto chiaramente, non tanto a Mantova perché ovvi motivi, però non solo come diciamo contributo tecnico, ma anche come presenza, come capacità di guidare il reparto, come capacità di parlare ai compagni, di tranquillizzare i compagni, di incoraggiarli. A me sembra che sia veramente uno dei leader silenziosi della squadra, uno dei giocatori che è salito di rendimento. Ecco, cioè è cresciuto moltissimo, benissimo quando fa gol, penso non gli si chieda di essere un bomber, ma poteva segnarne due a Mantova. A me sembra che sia veramente uno dei perni della squadra, che ha d'altra parte una colonna vertebrale decisamente importante, decisamente ormai solida. E consolidata, assolutamente sì. E si diceva di squadra magari fino a qualche settimana fa Bortolussi dipendente per quanto riguardava la produzione offensiva. Guardiamo questa scheda, così ci orientiamo, no? Tra i gol del Cesena delle ultime settimane, dell'ultimo mese e mezzo, comunque del periodo migliore. Abbiamo intitolato naturalmente la cooperativa la Coppa del Gol, perché nelle ultime 5 giornate di campionato vedete 7 marcatori diversi, un dato molto significativo. C'è la doppietta di Bortolussi naturalmente come copertina contro il Matelica, anche perché come cronologia durante la partita insomma ha fatto notizia i due gol nel recupero, ma abbiamo un Capanni che segna da 2 partite consecutive, Ardizzone che si sblocca contro il Ravenna, Coffi pure, Cioffi stesso gol con il Ravenna, e poi le ultime 2 reti di ieri, Steffè e Russini sono i primi ad aver segnato. Totale 9 marcatori diversi, utilizzando e inserendo anche Caturano e Colloculo che avevano segnato prima. Insomma, ci sono alternative, perché la paura era quella, quando Bortolussi, no, si ferma, ed era un gioco forza prevedibile perché non poteva segnare 1 o 2 gol a partita, chi fa gol nel Cesena, la risposta è arrivata. È arrivata ed è stata anche un bel segnale, perché tutti ci chiedevamo quando si è fatto male Caturano, oddio, e adesso chi fa gol? Prima risposta, piano A, Bortolussi, piano B, visto che adesso va molto di moda. Con te sfondo una porta aperta, ecco, ti chiedo scusa. Piano B, sono arrivati anche gli altri, è arrivata la cavalleria, quindi direi che da questo punto di vista testimonia 2 cose. La prima, che la squadra gioca calcio, perché altrimenti non porti così tanti uomini diversi a fare gol. E secondo, che chi entra, chi ha l'opportunità, si inserisce in un meccanismo che funziona. E poi, ne parlavi tu Lorenzo prima, chi entra dalla panchina, perché qui assistiamo ogni domenica. È vero che con gli esterni non c'è ancora chi ha fatto veramente la voce grossa, no? Nel senso l'esterno dominante per eccellenza. Però a turno lasciano il segno tutti. Poi c'era anche una domanda su Russini, no? Visto magari la vogliamo leggere, Danica la recupera, visto che ieri ha segnato. Sì, come hai detto te, poi fanno tanto lavoro sporco magari gli esterni, dicevamo di non prendere tanti gol, ma anche perché tutta la squadra fa tanto lavoro sporco. E come dici te, sono molto contento per Russini che si è sbloccato, che era un po' che cercava questo gol Simo, e sono molto contento che si sia sbloccato. Ecco, perché un po' pesava, poi c'è stata quell'esultanza così proprio, come dire, finalmente. Sì, liberatoria, no? Dai. Ecco, liberatoria, bravo. Sì, infatti lui ha postato anche una cosa che lo aspettava da tanto e lo aspettavamo anche noi. Quindi cercava Caturano in tribuna.
Sì, sono molto amici, sono molto legati, sono sempre insieme. Due napoletani, tra l'altro, Doc. Sì, si sono trovati. Si sono trovati, assolutamente. Bene, bene. E allora, queste sono naturalmente i numeri di Russini, poi abbiamo, ecco qui mi pare, no? Perché tra i riflessi, le luci, la nebbia, faccio fatica anch'io a vedere, poi bravo e rapinoso anche, eccolo qua, qui l'immagine, per fortuna qui si vedeva abbastanza bene, perché adesso è giusto anche approfittare poi degli errori, no? Perché quando arrivano bisogna metterla. Sì, questi sono gol che possono, io spero che possano sbloccare Russini, spero che possa essere un po' la scintilla che lo lancia definitivamente. Perché è mancato lì in zona gol, di fatto, sì, in questo anno. Il suo contributo c'è stato, però, ripeto, mi sembrano tutti segnali per il momento positivi, anche i gol di Capanni. Cioè, insomma, quando ti riescono quei gol lì, sì, sì. Bisogna pensarli prima di farli, ecco. E evidentemente i giocatori stanno bene. Vai Danica con qualche domanda. Allora, intanto ci chiedono una domanda per Lorenzo. Al di là dell'obiettivo salvezza, nello spogliatoio credete in un piazzamento playoff? Punto di domanda. Filippo da Cesenatico. Se ne parla? Parolina che viene? Beh sì. Via. Io ti ridico, lavoriamo settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, però quando vedi che sei lì dici perché non farci un pensierino, perché non provarci. Però ti ripeto, non ci diamo obiettivi, nel senso non ci prefissiamo un qualcosa, anche perché, come ti ho detto anche prima, siamo una squadra molto giovane e dobbiamo cercare di tenere un certo livello sia quando vinciamo che quando perdiamo, perché equilibrio, un certo equilibrio, bravo, che è fondamentale, credo. Ecco, era quello che, proprio per dire, mai picchi verso l'alto, bravo, neppure verso il basso, e cercare quel profilo. Sì. Assolutamente. Ci hanno anche appena chiesto, se ti chiama il Pisa, cosa fai? Ah, questa è bella, eh? Troppo facile. Questa è bellissima. Questa è troppo facile. Giustamente apre il mercato, chiama il Pisa in Serie B, la tua squadra del cuore, non puoi non... No, vabbè. È come se a qualcuno, a un tifoso, chiama il Bologna, mi hanno detto qua. Sì, Bologna, corretto. Hanno chiamato e hanno risposto. Sì. Se pensiamo, esatto, ai giocatori. Sì, è vero. No, è vero. Vabbè, rispetto, però non potrei mai andare. Perché poi dentro la difesa del Cesena, la difesa titolare, parlavamo di Ciofi, l'importanza di Ciofi, Maddaloni col quale si è creata questa affinità, no, importante. Ma c'è un Livornese e poi c'è anche il Pisano, che è Favale. Va purtroppo detto. Per lui. Esatto. Ecco. Quindi avete sfatato tutti i tabù possibili e immaginabili. Sì, no, in settimana ci massacriamo. Derby tutti i giorni. Sì, ma è derby bonario, diciamo. No, certo. Le cose belle dello spogliatoio. Non dovrei dirlo, ma la mia compagna è di Pisa, quindi... Ah. Tra l'altro hai avuto una figlia, sì, figlia che stava per nascere a Pisa, poi per via del Covid è nata a Livorno, quindi diciamo che la sentivo in campo questa rivalità, però fuori dal campo, certo, ho tanti amici pisani e ho la compagna pisana, quindi. E quello certifica assolutamente. Bene, la salutiamo naturalmente. La salutiamo. Così, come si chiama? Elena e Emma. Emma, e Anna che ci sta guardando, la sua sorella che guarda. Ottimo, tutte e tre. Perfetto, salutiamo tutte. Ciao. Ci fermiamo qualche istante, poi top e flop, le curiosità del weekend, altre considerazioni, altre domande, poi naturalmente avremo anche una piccola parentesi, anzi più che piccola direi, molto importante, perché vogliamo ricordare naturalmente Paolo Rossi, e lo faremo grazie a un intervento telefonico di chi ha giocato nel Cesena e ha giocato con Paolo Rossi. A tra poco. SAC Petroli porta energia a casa tua e al tuo lavoro da oltre 40 anni. Grazie ad uno staff specializzato ed una struttura all'avanguardia, realizza impianti a GPL domestici, avicoli e industriali, eseguendo controlli periodici su bombole e serbatoi per garantire un'energia sempre sicura nel rispetto dell'ambiente. SAC Petroli offre anche il servizio di manutenzione e vendita di caldaie e condizionatori delle migliori marche e la consulenza sulle offerte più convenienti per la fornitura di energia elettrica e gas metano. SAC Petroli, la concessionaria Enigas GPL, più dinamica d'Italia. Gusta la genuinità dei prodotti della Centrale del Latte di Cesena, come lo squacquerone di Romagna e il formaggio di Fossa di Sogliano. Due formaggi DOP prodotti con cura e passione, usando solo latte romagnolo tracciabile fino alla stalla di origine.
entrambi premiati dalla Guida L'Espresso I formaggi d'Italia. Premiati anche tu, gustando i formaggi DOP della Centrale del Latte di Cesena. Il buono della tua terra dal 1959. Ecco, a proposito, come stava Nardi ieri? Perché abbiamo parlato del tuo adduttore, dobbiamo parlare anche del suo, però. Sì, e lì per lì aveva detto che si era stirato, però ho visto ha finito la partita e che poi lui calcia bene col destro, col sinistro, ma sì. Problemi zero. Sì, sì, col sinistro, diciamo, dai. Sì, dai, vabbè, dai. No, per essere un portiere calcia bene. Cavolo. Calcia visto, molto bene. Diciamo, sì. Col piede scarso, tra virgolette, sì, sì, sì. Ne abbiamo visti di peggio, via. Sì, sì, no? Sì, sì. Rispetto a Nardi. Allora, andiamo a vedere un po' la nostra top e flop, partiamo dal quinto posto. Perché dobbiamo celebrare un altro portiere, qui al Cabassi a Carpi, il Gubbio ci prova prima con Pasquato e poi con Cinaglia da due passi, e celebriamo un portiere romagnolo di Sant'Arcangelo come Nardi, ovvero Rossini, vedete qui. Un ottimo taglio di Cinaglia, una conclusione di Pasquato del Gubbio, poi una buona parata, ma soprattutto qui il riflesso. È vero che Cinaglia, ma possiamo dirlo, poteva fare un po' meglio da difensore, magari ci poteva pensare, però Rossini è stato molto bravo, quindi doppia parata nel giro di pochi secondi per l'altro Sant'Arcangiolese che gioca in Serie C nel girone del Cesena. Quarto posto, andiamo a vedere. I caldissimi ultimi secondi di Perugia Virtus Verona, guardate un po' il salvataggio incredibile di Aleandro Rosi che prima toglie la palla e poi addirittura la sradica da terra, ma la cosa più bella è questa, cioè contropiede, qui siamo all'ultimo secondo, adesso poi andiamo a rivedere con calma perché c'è da scrivere un romanzo su questa azione. 0-2 stava per la Virtus, arrivano i due gol nel finale del Perugia, all'ultimo secondo la Virtus ha questa palla gol qui, Rosi salva prima una, poi due volte, si riparte in contropiede. Ci sono almeno 4-5 giocatori del Perugia dall'altra parte, guardate questo eroe del giocatore della Virtus Verona, sa di essere all'ultimo secondo e in questo modo francesina. Meraviglioso, esatto, poi arriva il fisco, tra l'altro l'arbitro Zamagni di Cesena, peraltro lo riconosco, lo vedo lì, e che aveva proprio fischiato in quell'istante, e di fatto non credo neanche vada ad ammonire il giocatore perché forse la partita era finita proprio un secondo prima. È una mossa da rugby questa. Una mossa rugbistica straordinaria, va detto intelligentissimo il giocatore perché in effetti partiva un 5 contro 2 all'ultimo secondo e beh dai, commovente, non male il placaggio. Terzo posto, andiamo a vedere. Sud Tirol Legnago, qui siamo al Druso di Bolzano, guardate un po' la difesa del Legnago, che meraviglia, ecco qui frittatona del difensore centrale ma frittatina anche dell'attaccante perché insomma Rover calcia praticamente a porta vuota e si divora un gol praticamente fatto senza approfittare dell'assist del giocatore del Legnago, un Legnago in evidente flessione evidentemente, mentre il Sud Tirol in questo momento non prende mai gol, Lorenzo, ed è la squadra più forte del campionato, qui va detto perché i numeri dicono questo. I numeri dicono questo, stanno dimostrando in queste prestazioni, squadra solidissima, l'aveva dimostrato anche lo scorso anno, ma qui davvero Rover si è divorato un gol fatto. Oh, non è un periodo indimenticabile per il Ravenna, invece, che è sempre più nei quartieri malfamati della classifica. Andiamo a vedere al secondo posto quello che è successo ieri. Fermana Ravenna 2-1, la Fermana la sblocca con Elian Demirovic in questo modo. Ora, va bene il sole, però il portiere del Ravenna Albertoni, diciamo, caro Franz, che poteva fare meglio, via. Non sembra un calcio di punizione impossibile, proprio piazzato malissimo. E forse aveva valutato male la traiettoria, sì, evidentemente, diciamo. Sì, chiaro, l'alibi del sole. Noi avevamo la nebbia, a Fermo avevano il sole, a Fermo si giocava alle 15, in un posto dove credo che la nebbia manco sappiano cosa sia, così come a San Benedetto, così come in altre partite al sud, ecco, ne approfitto per sfogarmi, via, basta, me la tenevo lì da ieri sera. Ecco, le programmazioni della Lega, onestamente, a volte, francamente, risultano incomprensibili, perché noi siamo reduci dalla partita al debutto di Viali a Piacenza, 17:30, no, ma a febbraio può capitare che ci sia un po' di nebbia, ieri la stessa cosa, alle 15 non ci sarebbero stati problemi, ma evidentemente così il meteorologo della Lega ha sbagliato. No, viene da chiedersi se chi fa il campionato poi abbia visto delle partite, perché il dubbio con è la nebbia dura, con la nebbia dura, però insomma, cioè, sì, vabbè, comunque, insomma, quello abbiamo visto, l'errore di Albertoni. Secondo episodio, sempre della stessa partita, nel finale sul 2-0 per la Fermana, dopo che il Ravenna sbaglia un calcio di rigore, sbaglia un'occasione per l'1-1 incredibile, ecco qui
la frittatona ancora simile a quella del Legnago, con Scrossa, difensore centrale, che si scontra con il portiere quarantenne Ginestra della Fermana. Arriva Mokulu, che a porta vuota segna, ma poi arriva il fischio finale. Insomma, ottava sconfitta su 8 trasferte per il Ravenna, 11 sconfitte su 15, mi pare, i numeri, evidentemente, numeri molto molto preoccupanti. Primo posto, andiamo a vedere. Fano Feralpi 1-1, questa è un'occasione per la Feralpi, che parte a destra con Ceccarelli, il passaggio per Bergonzi, qui c'è un tentativo al volo di Scarsella, eccolo qua, poteva fare quello che voleva, invece manca completamente il pallone. Se non fosse per il cognome e soprattutto per quello che ha combinato al Manuzzi contro il Cesena, insomma, sarebbe un po' anche da sorridere, ma purtroppo contro il Cesena è stato un po' più, Lorenzo, un po' più bravo, diciamo, sì. Così, perché purtroppo il gol decisivo del 3-2 lo ha firmato lui. Questa però è un'occasione molto importante, ma sbagliata completamente. Andiamo a vedere invece il secondo episodio della stessa partita, riguarda il Fano invece. Qui calcio champagne per una ventina di secondi, guardate un po' quello che succede dentro l'area della Feralpi con questa serie di schemi di palle inattive provate durante tutta la settimana. Ecco qua, uscite a vuoto, rimpalli, colpi di testa, flipper, ce n'è un po' per tutti i gusti. Qui ci prova ancora il Fano, guardate, succede di tutto, insomma, direi notevole. E poi questa bella ciabattata centrale di Said, non ve la riproponiamo perché altrimenti chiudiamo domattina, credo, perché insomma è successo praticamente di tutto in una partita che non passerà certamente agli annali. Questa di fatto il riassunto di Fano Feralpi. La Feralpi è un pino rallentato, il Fano si sta un po' riprendendo. Danica, prima di fermarci, vai con un'altra domanda, vai con un'altra curiosità. Giulia ci chiede: come gestire al meglio il rientro di Caturano e quale ala esterna verrà più sacrificata? Ecco, perfetto, perché poi così introduciamo anche la terza parte, dove guarderemo anche alla San Benedettese. Caturano, ieri convocato, ma in tribuna, perché il discorso Russini avrete sicuramente seguito, era rimasto a casa, poi è stato aggregato una volta che è arrivata la negatività di tutti i tamponi. Caturano quindi è andato in tribuna, Caturano che però di fatto è pronto. Come ci si comporta adesso? Ma io penso che far rientrare i giocatori forti non sia mai un problema. E penso anche che Caturano abbia poi l'esperienza, la leadership, l'intelligenza necessarie per rientrare al suo posto senza sconvolgere gli equilibri della squadra. Al momento io credo che lui e Bortolussi rappresentano una coppia d'attacco della quale dovrebbero preoccuparsi gli avversari. Per quanto riguarda l'assetto, a me sembra chiaro che il Cesena giocherà sempre con un 4-3, e poi dipende. Poi dipende, perché ci può essere un trequartista, ci possono essere le punte un po' più strette. Quello che probabilmente non si vedrà è un 4-3-3 con Caturano, Bortolussi, perché mancano a quel punto i due attaccanti esterni, sarebbe un modulo un po' zoppo, e poi io Bortolussi lo terrei sempre vicino all'area di rigore e non lontano. Detto questo, secondo me ci sono tante soluzioni che ha il Cesena. Sì, sì, è vero, dal mazzo l'abbondanza non è mai una cattiva idea, specialmente come hai sottolineato, che perché parliamo di un giocatore, Lorenzo Caturano, che no? Certo. In C di gol ne ha fatti tanti, poi la leadership si sente. Tu, mi ricordo, hai debuttato la partita in corso a Perugia. Sì. E quella fu una partita di Caturano, adesso lui era appena arrivato, magari non lo conoscevi, o al di là del nome, eccetera, mostruosa come atteggiamento. Prima elogiavamo Bortolussi, ma l'atteggiamento di Caturano era di un giocatore che sente sua proprio la squadra, sì. La fascia. Sasà si è calato appieno in questa situazione. Cioè, tra l'altro è mezzo toscano, anche lui, lo ricordiamo. No? Sì, anche lui ha la moglie, sì, esatto. I figli di Pisa. E si è calato appieno, come dicevo prima, nella parte del capitano e del leader. Ma li calza proprio a pennello, perché è un trascinatore. Come hai detto te, la partita di Perugia è stata un esempio, ma ogni qualvolta scende in campo è un trascinatore per tutti ed è un esempio da seguire. Bene, perfetto. Poi naturalmente lo aspettiamo in campo con le dovute cautele, e insomma è una partita dove potrebbe far comodo quella con la San Benedettese. Noi ci fermiamo, poi tra poco avremo in collegamento telefonico Massimo Monini, parleremo appunto della gara contro la San Benedettese, sentiremo Rossini, insomma abbiamo ancora tantissime cose da raccontarvi. A tra poco.
Enologica Sippi di Lugo di Romagna, da più di 50 anni, al servizio di produttori vinicoli e alimentari. Specialisti nella fornitura di prodotti enologici per la vinificazione, conservazione e imbottigliamento dei vini, conservanti per industria alimentare, detergenza industriale, reagenti e strumenti per laboratorio, raccorderia in acciaio inox, tubazioni per alimenti. Vincitori del premio Enotria d'Oro, l'Enologica Sippi di Lugo di Romagna garantisce la massima serietà e competenze. Fidatevi della nostra esperienza. Enologica Sippi. Alpi Cimbra, la perla di neve delle Alpi Trentine, culla dei professionisti dello sci. 100 km di piste per lo sci alpino e altri 100 km per lo sci nordico. Baby parking, Kinderheim, slittino vie e mille attrazioni per i più piccoli. Dall'alba al tramonto, una vacanza da sogno. www.alpecimbra.it. Bentornati, sempre in diretta, terza parte di Pianeta Bianconero. Apriamo una parentesi doverosa perché purtroppo giovedì mattina, scorsa settimana, insomma, ci siamo svegliati con una notizia che non avremmo certamente voluto ascoltare, la morte di Paolo Rossi, la scomparsa di un altro idolo che ha segnato, insomma, davvero i tanti anni del calcio. Caro Franz, eravamo reduci purtroppo dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, che abbiamo tra l'altro ricordato qualche settimana fa. Con Paolo Rossi se ne va l'icona del Mondiale del 1982, tu non eri ancora nato, io da pochissimi mesi, però insomma ti chiedo brevemente due parole, perché penso che insomma sia entrato davvero nelle case di tutti, anche successivamente, perché la persona, poi sentiremo, abbiamo in collegamento poi Massimo Bonini. Io ho visto solo dei video su YouTube, mi è rimasta l'idea che sia stato molto più di un calciatore, cioè è stato un simbolo. Io penso che se si chiede a chi ha più di 50 anni o 40 anni sicuramente cosa è stato l'anno 1982, rispondono tutti: abbiamo vinto i mondiali e fanno fatto un gol, nome. Pablito. Assolutamente. E poi mi è rimasto sempre questa immagine di un giocatore che sembrava, non sembrava un atleta, aveva un fisico molto, molto mingherlino, molto, molto gracile, e però un'intelligenza calcistica enorme. Sembrava veramente un ragazzo come tanti altri, e forse è anche il motivo per cui tanti si sono identificati, lo hanno amato così tanto, perché sembrava veramente un ragazzo come ce ne potevano essere tantissimi. Massimo Bonini, buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. È un piacere sentirti, averti insomma qui in collegamento, naturalmente ex calciatore del Cesena, ex allenatore del Cesena, ex compagno di Paolo Rossi. Sì. Paolo Rossi che ha debuttato tra l'altro da professionista proprio qua a Cesena con la maglia della Juve, 18 anni, era l'ultima della fase finale di Coppa Italia, era il primo maggio del 1974, poi qualche anno dopo Massimo Bonini e Paolo Rossi si trovano alla Juventus. Chi era Paolo Rossi, Massimo? Allora, il primo giocatore che ho conosciuto dalla Juventus era Paolo Rossi, perché nell'81 praticamente i due acquisti della Juventus erano Paolo Rossi e Massimo Bonini. Perciò ci siamo trovati all'ambasciatore, all'albergo ambasciatori, e praticamente ho vissuto mese con lui, perché praticamente lui conosceva già Torino, e andavo al campo a fare allenamento con lui, andavo a fare le visite mediche con lui, alla sera uscivamo a cena io e lui, insomma praticamente lo conosco non bene, benissimo, è una persona fantastica. Adesso ricordiamo che ha fatto vincere i mondiali, che è il pallone d'oro, un giocatore di un'intelligenza calcistica incredibile. Molti lo criticavano, non lo criticavano, dicevano è fortunato. Niente, era un giocatore talmente intelligente che capiva prima degli altri dove andava a finire la palla e faceva gol. È vero che fisicamente non era forte, ma lui, diciamo, ha vinto tutto questo al 50% di giocatore, perché praticamente lui ha avuto tanti infortuni e si allenava durante la settimana pochissimo, e la domenica dopo la partita praticamente doveva fare sempre ghiaccio perché aveva un gran male alle ginocchia. Perciò ha vinto tutto questo al 50%. Provate a pensare se lui era il Paolo Rossi quando era a Vicenza, quando stava bene fisicamente.
insomma, era non un grande di più, certo, e poi ecco, soprattutto una persona fantastica, una persona veramente sempre sorridente, sempre allegra, una di quelle che, un compagno ideale per giocare a calcio, e non soltanto per giocare a calcio, ma per stare insieme nella vita. Ecco, dentro al campo, Massimo, chiedo all'ex compagno di squadra che stava alle spalle di fatto di Paolo Rossi, parliamo di un centrocampista e un attaccante, cosa significava, cioè, avere un centravanti con quelle caratteristiche, avere un calciatore con quelle caratteristiche? Guarda, ti dico, per un centrocampista è molto facile giocare con Paolo Rossi, perché Paolo Rossi ti indica sempre dove vuole la palla, si smarca, ha un'intelligenza, come dicevo prima, calcistica incredibile, ed è facile, perché quando te hai dei giocatori e degli attaccanti che si muovono senza palla, che ti indicano dove vogliono la palla, per un giocatore, per un centrocampista, ma per tutta la squadra, è quello che fa gioco, è quello che fa gioco, è quello che poi finalizza il gioco. Questo era Paolo Rossi. Poi noi abbiamo scoperto, Massimo, anche il Paolo Rossi naturalmente fuori dal campo, il commentatore, e lì così, sulla persona, tu l'hai conosciuto in precedenza, ci siamo un po' fatti tutti la stessa idea, no? Perché era veramente, a volte anche quasi un giocherellone dentro gli studi televisivi, no? Perché lo vedevamo anche nei vari salotti, ai piani superiori, la Champions, la Serie A, eccetera, no? No, per lui il calcio era divertimento, era praticamente... In tutte le cose che faceva, lo faceva perché aveva passione, perché gli piaceva proprio il calcio e trasmetteva queste emozioni, penso anche in televisione. Ma era bello starci insieme, era veramente una bella persona, veramente fantastica. Ho avuto la fortuna poi di fare diverse tournée con la nazionale italiana, che mi hanno invitato agli over, le vecchie glorie dell'82 che hanno vinto il mondiale. Siamo stati in Messico, siamo stati in Costa Rica, e la cosa bella di Paolo Rossi è che quando noi abbiamo fatto delle tournée con la Juventus in Australia, in America, tutto, la Juventus era Paolo, l'Italia era Paolo Rossi, il calcio rappresentava, e Paolo Rossi rappresentava il calcio italiano, un po' come Cristiano Ronaldo. Anche il fatto, quando io giravo con Paolo Rossi nell'81, quando sono arrivato alla Juventus, era come andare in giro con Cristiano Ronaldo, veramente tutti lo volevano, tutti lo invitavano ai ristoranti, era difficile girare con lui perché veramente era un personaggio che lo conoscevano tutti. Insomma, dove vai, Paolo Rossi è il simbolo del calcio italiano. Certo. Bene, io ringrazio tanto di cuore Massimo Bonini per la sua testimonianza doverosa, credo, come il ricordo di un grandissimo campione che ci ha salutato. Avevamo salutato e ricordato Diego Armando Maradona, non potevamo assolutamente dimenticare Pablito delle notti mondiali del 1982. Grazie Massimo, buona serata. Grazie a voi, sempre forte Cesena. Grazie, e assolutamente, e a presto naturalmente Massimo Bonini, che tra l'altro, appunto, il Cesena lo conosce bene, a Cesena ha lavorato, ha giocato e poi ora, insomma, è stato ambasciatore, se vogliamo, anche a San Marino, perché di fatto parlavamo di simboli, Paolo Rossi simbolo per tanti anni con la maglia azzurra dell'Italia, beh, Massimo Bonini è certamente l'icona per il calcio dei nostri vicini, cioè di San Marino. Oh, questa era la parentesi, insomma, che ci siamo presi per quel che riguarda uno dei tanti, purtroppo, Franz di questo 2020, che insomma... Poi tutti i livelli. È quasi, certo, finito, diciamo. Ormai ci siamo, per fortuna, e siamo pronti a voltare pagine. È chiaro che il tandem Maradona-Rossi nel giro di meno di un mese, dai, sono due. E l'anno si era aperto con la scomparsa di Kobe Bryant. Quindi, insomma, diciamo che... Che tirasse una brutta aria, evidentemente. Abbiamo pagato da un punto di vista di idoli sportivi. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, torniamo al Cesena, torniamo alle considerazioni, chiudiamo la parentesi per quel che riguarda la partita di Mantova, la partita di ieri, dove uno dei protagonisti nel secondo tempo, dicevamo, è stato Simone Russini. Primo gol in campionato per lui, andiamo a sentire le sue parole. Simone Russini, una vittoria per 4-0 sul campo del Mantova, alla vigilia ve l'aspettavate? Ce l'aspettavamo, magari così netta no, però sapevamo che la Mantova era una delle squadre più in forma del campionato e che grazie all'atteggiamento giusto avremmo potuto comunque fare una grande partita. Sicuramente vincere con 4 gol di scarto qui è motivo d'orgoglio, però noi sappiamo, veniamo comunque da tanti risultati utili consecutivi e sapevamo che continuando su quella falsa riga delle partite che avevamo fatto in precedenza potevamo comunque confermarci e far sì che le cose potessero andare bene, insomma.
Il primo scontro d'alta classifica col Mantova è stato vinto, ora arriva la San Benedettese, quindi insomma che gara sarà? Sarà una gara come le altre, perché abbiamo visto che comunque questo girone è molto competitivo, forse più competitivo dei tre. E qualsiasi partita non è scontata, noi appunto, come ho detto in precedenza, siamo in una fase di crescita, lo stiamo dimostrando e cerchiamo comunque di continuare a fare delle prestazioni importanti come oggi. Ci saranno sicuramente diversi assenti, quindi insomma ci sarà spazio anche per i panchinari. Sì, sicuramente le assenze potranno pesare, però noi, come ha dimostrato anche il mister con le sue scelte, possiamo considerarci tutti dei titolari, perché comunque siamo stati quasi chiamati in causa, credo tutti. Quindi sicuramente chi giocherà farà bene, appunto siamo tutti sulla stessa barca e faremo una grande partita, sono certo che chi magari sostituirà chi oggi ha giocato farà altrettanto bene. Quinta vittoria in trasferta per il Cesena, che evidentemente in un anno dove il fattore camp è chiaramente saltato causa Covid, il problema di tutti quelli ragazzi che sono arrivati quest'anno come Gonnelli a non aver ancora cavalcato il Manuzzi con i tifosi, so che insomma questo è il grande rimpianto, no? Ovviamente, certo, perché certo ce lo diciamo sempre negli spogliatoi che lo stadio voi non lo avete ancora, non l'abbiamo ancora assaporato appieno, lo vorremmo vedere, perché potrebbe essere l'uomo in più per noi in casa. Certo. In trasferta invece l'uomo in più di fatto è il Cesena. Guardate il rendimento, vi faccio vedere questa tabella, questa classifica se preferite, perché per quanto riguarda il girone B, il Cesena è la squadra migliore quel che riguarda il rendimento, i punti totalizzati in trasferta, assieme al Sud Tirol che è la capolista, quindi insomma direi in ottima compagnia. Poi via tutte le altre, meglio del Modena, meglio del Padova e insomma di tante altre squadre come ad esempio il Perugia o la San Benedettese, della quale poi parleremo tra poco, perché attenzione, abbiamo infilato in fondo anche un'occhiata agli altri gironi, dove Renate girone A, che è la grande favorita per salire in B con 17 punti, proprio come il Cesena e Sud Tirol. Considerando quindi tutta la Serie C, solo due squadre in trasferta hanno fatto meglio del Cesena e sono la Ternana e il Bari. La Ternana sta facendo un campionato a parte, perché le vince praticamente tutte, il Bari ha un budget a parte, direi, perché è due anni che spende più o meno come una squadra di media Serie A, poi anche quest'anno probabilmente rischierà di andare a giocare i playoff dopo aver fallito lo scorso anno. Questo è un po' un quadro, insomma, al di là e al netto degli stadi, caro Frank, è un buonissimo segnale. Ricordiamo, con Viali in trasferta, da febbraio a oggi una sconfitta a Carpi in un pomeriggio e in una giornata surreale, insomma, ricorderete, per il Covid. Sì, e direi che è vero la questione del pubblico che c'è a tutti i livelli, dalla Champions League in giù, è però anche vero che il Cesena, secondo me, riesce da un lato a impattare bene le partite, dall'altro anche in trasferta a uscire bene quando magari ci sono gli avversari che attaccano un po' di più. Non tanto perché sia una squadra da contropiede il Cesena, secondo me lo è in minima parte, è una squadra che prova sempre a giocare, però è una squadra che riesce a trovare i propri spazi, e questo secondo me è un dato positivo. Forse si potrebbe dire il contrario, cioè che quando si gioca in casa magari gli avversari arrivano e si chiudono un po' di più, allora lì aprire la scatola può risultare un po' più difficile. Va anche detto e pesato il calendario, in casa sono arrivate tutte le partite difficili, sì, sì, con le squadre più forti, e fuori casa magari le squadre un pochino più deboli, però insomma poi vedremo quando verrà ribaltato il tutto nel giorno di ritorno. Ci fermiamo perché siamo un po' in ritardo, poi andremo a parlare della San Benedettese, tra pochissimo. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità, tutto in una parola, si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito famabatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online.
Concessionaria Opel Fratelli Magnani ti aspetta a Cesena con un'ampia gamma di vetture nuove e con le migliori offerte a chilometro zero e usate. Vi accoglierà uno staff di professionisti che vi guiderà nella scelta e personalizzazione della vostra auto, coniugando al meglio le vostre esigenze di sicurezza, comfort e risparmio. L'esperienza trentennale con Opel si arricchisce del servizio di manutenzione, garanzia e rivendita Hyundai. Affidati a noi anche per il noleggio della tua auto. Vieni a provare la tua nuova Opel in via Ravennate 943. Opel Fratelli Magnani, il futuro appartiene a tutti. Sabato ore 15, Cesena San Benedettese, questo offre il menù, la penultima partita del 2020, poi la chiusura mercoledì 23 dicembre, due giorni dal Natale, ore 12:30, questo l'orario imposto dalla Lega, dopo che le due squadre, Cesena e Molese, hanno chiesto insomma di non giocare naturalmente alle ore 20:45 del 23 dicembre, perché a proposito di scelte discutibili parlavamo del tardo pomeriggio di Mantova, anche insomma giocare alle 20:45 prima di Natale. Vabbè, lì almeno si è trovata una soluzione che poi tra l'altro non è stata molto gradita, ma questo è un altro discorso. Parliamo della Samb, vediamo un attimo la grafica naturalmente, perché parliamo di una squadra, caro Lorenzo, che sta molto bene, ambiziosa, con un allenatore, Mauro Zironelli, che avrà il dente avvelenato perché lo scorso anno è saltato dopo aver perso qui con il Modena, proprio contro il Cesena un anno fa. Non perde praticamente mai. Tre sconfitte, la curiosità, dopo 7 risultati utili ha perso domenica col Matelica, aveva perso la prima giornata con il Carpi, significa che nelle 13 partite centrali ha perso solo una volta. Tradotto? Tradotto è una squadra tosta, è una squadra che, come hai detto te, ha perso in casa col Matelica, quindi avrà voglia di rifarsi a Cesena, ma dovrà trovare duro, come dico io, perché dovremo farci trovare pronti e non pensare ai 7 risultati utili consecutivi che abbiamo fatto, perché quello che in questo giochino, quello che hai fatto ieri non conta più, conta sempre l'oggi e il domani. Domanda sulla Samb, giusto? Esatto. Vai, detto Danica. Questo salutiamo Stefano D'Avasto che ci invia una domanda per Lorenzo e ci chiede: tra Nocciolini, Botta e Maxi Lopez, qual è l'attaccante della Samb che più ti fa paura e perché? Perché grandi firme la Samb, soprattutto in attacco, effettivamente. Sì. Tu non potrai giocare, però un consiglio lo possiamo dare, nel senso... Sì, certamente sono tutti e tre degli ottimi attaccanti, secondo me fuori categoria, nel senso che Maxi Lopez e Ruben Botta sono fuori categoria. Nocciolini è un ragazzo che conosco bene, e un attaccante forte per la categoria, quindi sono tutti e tre degli ottimi attaccanti. C'era Montero, che aveva dato un po' di garra, direi, no, alla squadra. Ci sono tanti argentini, io aggiungo anche Lescano, che davanti sta facendo molto bene. Botta, lo ricordavi tu, caro Franz, nei tuoi... Sì, ho avuto una coltellata adesso, pensando quello che era il livello dell'Inter di qualche anno fa, ecco, se Ruben Botta sembrava anche un giocatore interessante. Naturalmente in C è un'altra cosa. Insomma, se tanto mi dà tanto... È una squadra dal potenziale offensivo enorme, è una squadra che deve trovare il giusto bilanciamento, nel senso che sì, molti gol potenziali, l'equilibrio della squadra a volte salta, ci può essere spazio in ripartenza, in transizione, in contropiede, usiamo la parola che vogliamo, però secondo me è una squadra che sa attaccare, ma che è attaccabile. Io aggiungo Angiulli come nome perché quando gioca contro il Cesena segna sempre, nel dubbio. Danica, vai con la chiusura, con le ultime domande. Allora, c'è una domanda indirizzata a Francesco e si parla di calciomercato. E ci chiedono: a gennaio apre il mercato, in quale ruolo il Cesena ha bisogno di rinforzarsi? Dove ti andresti a giocare il primo colpetto, diciamo così, di sesso? Dovessi metterci le mani adesso? Allora, bisogna capire come sta Caturano. Perché Caturano sano è il titolare, il leader di questa squadra. Se Caturano non dovesse dare garanzie da un punto di vista fisico, esclusivamente fisico, perché ha saltato tante partite, cioè non stiamo parlando di una o due settimane, ha saltato veramente tante partite, e probabilmente qualcosa bisognerebbe fare davanti. Altrimenti a me viene da dire che non toccherei la difesa. L'altro ruolo per esclusione è il centrocampo, probabilmente con una mezzala di sostanza, una mezzala di livello potrebbe fare
il salto di qualità alla squadra decisamente. Oltre al trasferimento di Gonnelli in prestito a Pisa, che è quello che è un po'... Fatta quella, aspetta, la sveliamo questa sera. Manca solo la firma, assolutamente. Bene, naturalmente, ecco, chi si fosse messo in collegamento ora, poi ci arriva anche la querela, probabilmente, naturalmente scherziamo, perché abbiamo toccato il tasto anche della famiglia, insomma, e della rivalità. Soprattutto sarebbero felici in famiglia. Comunque per il Pisa sarebbe anche buono, dai, via. Andrebbe anche bene, insomma. Ecco, però direi che lo teniamo stretto anche perché 3 anni di contratto ti sono stati fatti, no? Quindi sì. Anche quello è un attestato di fiducia importante, credo, in questo momento, tra l'altro. Certo, in un momento anche così con Covid, diciamo che il lavoro scarseggia, che è un attestato di stima importante. Perfetto, bene. Naturalmente aspettiamo buone notizie dall'ecografia di mercoledì. Allora, vediamo chi ha vinto, chi ha indovinato il calciatore misterioso, perché dobbiamo dare il nome e il cognome innanzitutto del calciatore misterioso, Danica, che è... Chi è stato lo Speedy Gonzales di questa esatto, sera. Esatto, chi ha vinto? È stato Nicolas da Cesena, non ha scritto il cognome. Vabbè, Nicolas da Cesena, non dovrebbero essercene tantissimi. Alex Calderoni è il calciatore misterioso, ex portiere appunto del Cesena, dell'Atalanta, del Torino, oggi imprenditore in spiaggia con un bagno, credo, dalle parti di Cervia e Pinarella, e insomma, bravo Nicolas, tanti hanno indovinato, sì. Anche Steffè aveva indovinato. Però lui è stato il più veloce. Il più veloce è stato Nicolas, quindi ha battuto anche... Sì. Secondo Steffè. Secondo Steffè, esatto, sul podio. E allora la sacca l'abbiamo fatta vedere, per quanto riguarda invece il pronostico, chi ha indovinato, incredibile, perché c'è una persona che ha indovinato lo 0-4 del Cesena, probabilmente bendandosi, non lo so, perché, insomma, no, chiediamogli i numeri dell'otto. Complimenti, certo, complimenti. Quando si dice la dea fortuna, no? Esatto, esatto. Chi è? Elio Provenzano e vince un buono pizza e birra presso il ristorante Rugantino, che può venire a ritirare in sede. Perfetto, quindi ti aspettiamo e complimenti. Davvero, io vi ricordo l'appuntamento, i prossimi due appuntamenti per quel che riguarda il campionato, sabato ore 15, come abbiamo insomma ricordato, Cesena San Benedettese con differita alle ore 22:30 di domenica del giorno successivo, poi l'appuntamento è naturalmente per l'ultima partita contro l'Imolese del 23. Io ringrazio Lorenzo Gonnelli. Grazie a voi, è stato un piacere. In bocca al lupo, assolutamente, speriamo di avere buone notizie mercoledì dagli esami. Grazie a Francesco Gualdi, magari grazie a voi. Nel girone di ritorno. Cara Danica, è stato un piacere anche per noi. Piacere mio. Voto altissimo, direi, promossissima, assolutamente sì. Grazie della tua collaborazione. Noi aspettiamo naturalmente poi buone notizie anche da Federica, che salutiamo. Sì, perché... salutiamo Federica e grazie ancora per avermi invitata qua. Assolutamente, e ci mancherebbe. L'appuntamento con l'ultima puntata del 2020 naturalmente è per lunedì prossimo. Avremo il presidente Patrignani per fare un po' il punto di quello che è stato l'anno solare e di quello che eventualmente sarà poi un 2021, speriamo, almeno fuori dal campo migliore. Grazie e a lunedì. Buona Ciao. Serata. Sport Center riparte. Da noi puoi trovare tutto ciò che ti serve per lo sport e per il tuo tempo libero. Vieni a trovarci in via Ricasoli 43 a Pieve Sestina per scoprire la nostra vasta scelta di articoli nel totale rispetto delle normative igienico-sanitarie. Sport Center. Qualunque sia il tuo prodotto, noi lo custodiamo. Lo coccoliamo, lo rinfreschiamo, lo proteggiamo, lo prepariamo e lo consegniamo nelle mani dei tuoi clienti. Combitras, ovunque, quando vuoi.